Madame di Spudet afferma Callidamante, dopo aver appreso dalla viva voce del vecchio Teopropide che è disposto a perdonare il figlio, si vergogna doppiamente, è doppiamente pentito. La forma di Spudet è un'altra delle invenzioni linguistiche di Plauto, che ha come modello il verbo pudet. Pudet, usato solo alla terza persona singolare, fa parte della categoria dei verbi assolutamente impersonali che si costruiscono con l'accusativo. Vediamoli in breve. Miseret, miseruit o miseritum est miserere, avere pietà. Penitet, penituit, penitere, pentirsi. Piget, piguit o pigitum est pigere, provare rincrescimento. Pudet, puduit o puditum est pudere, vergognarsi. Tedet, per tesum est tedere, annoiarsi. Essi reggono l'accusativo della persona che prova il sentimento e il genitivo della cosa. Consideriamo questo esempio. Pater dice Filolachete al padre Teopropide, me pudet vite mee, me pudet mi vergogno, vite mee della mia vita. La persona che si vergogna, in questo caso espressa da un pronome personale, è in caso accusativo, me, mentre la cosa o la persona di cui ci si vergogna è espressa in caso genitivo. Quando la persona che si vergogna è indicata da un pronome di terza persona, quest'ultimo è reso con eum, eam per il singolare ed eos, eas per il plurale. Oppure può essere reso anche dalle forme corrispondenti di ille, illa, illud, ossia illum, illam per il singolare e illos, illas per il plurale. È il caso di questa battuta di Callidamante a proposito del ravvedimento di Filolachete. Illum pudet, egli si vergogna, prodire di presentarsi in cospectum tuum, al tuo cospetto. Per concludere, come tradurreste questo commento di Cicerone a proposito della bravata del nipote Quinto il Giovane?